passaggio anche da Fresh Rebel, che presenta la nuova cuffia top di gamma, davvero interessante, che vedremo sul canale. E stiamo parlando della Clam Hank. Sono due modelli, il prodotto principale si chiama Clam, quindi Fresh Rebel Clam. Sono cuffie in due modelli, con ANC, quindi Active Noise Cancelling, cancellazione attiva del rumore, e quella standard, diciamo, comunque di buona qualità. I colori sono quelli che vediamo e le particolarità sono davvero tante, perché oltre ovviamente ad avere tutto lo stile di Fresh Rebel, abbiamo visto anche altri prodotti in precedenza sul canale di questo produttore, che comunque anno per anno presenta nuovi prodotti e ci porta chiaramente anche notevoli migliorie, secondo me, perché tra le tante cose abbiamo a che fare con delle cuffie. Vedendo la presentazione, oltre ad avere chiaramente la micro USB, gestione della chiamata, microfono integrato, possibilità di interagire e abbassare il volume con i pulsanti integrati, ci sono tanti piccoli accorgimenti molto interessanti. Ad esempio la forma, se le tengo in verticale vediamo che sono leggermente curvate. Questo che cosa mi permette di fare? Quando le ho indosso posso girare i padiglioni auricolari e grazie a questa leggera inclinazione si adattano perfettamente alla posizione del collo e quindi le tengo appoggiate su di me senza avere problemi direttamente col movimento della testa o in termini di comfort. Poi il tipo di pelle di cui sono equipaggiati, con i driver da 40 mm che chiaramente sono voluminosi e garantiscono un'ottima riproduzione del rumore, anche i materiali utilizzati in termini confortevoli anche sulla testa ci permette di utilizzarle veramente per un sacco di tempo. Quindi se sempre la cuffia che cerchiamo, quella da usare tranquillamente anche per lavoro, magari al PC e non solo, anche in viaggio. Hanno una batteria davvero lunga, il modello NC, come anche l'altro, hanno una batteria che dura 35 ore senza cancellazione del rumore. Con il cancellazione del rumore attiva arriviamo alle 30 ore, che sono comunque tantissime rispetto anche a tanti altri modelli che sono in commercio. La particolarità comunque che possiamo chiaramente scegliere è la ricarica, avviene in sole 3 ore tramite il cavo classico micro USB, quindi rientrando a casa magari possiamo semplicemente procedere ad attaccarle al computer se dobbiamo fare una ricarica e averle poi a disposizione per giorni. Questo dipende chiaramente anche dalle nostre abitudini. Diciamo anche un ripasso rapido di quello che abbiamo a disposizione di Fresh Rebel, che come possiamo vedere ha tutta una serie di colori per ogni singolo prodotto, proprio perché punta molto sullo stile ed è l'unico brand, perlomeno che ho a mente, che ci offre tutte queste possibilità. Possiamo abbinare, viene anche spiegato comunque, al nostro outfit, a come ci vestiamo, al nostro stile. Io infatti preferisco molto il blu, come ben sapete potete vedere anche dai telefoni o tanti altri prodotti, i cavi o quello che c'è, e pone sempre anche nel lato estetico comunque un'ottima risorsa del proprio brand, tra cui anche la qualità, power bank o recavi sono di ottima qualità, provati direttamente e sappiamo come siano ottimi. Tra gli altri prodotti dobbiamo parlare anche della una delle nuove casse Bluetooth, che arriva in versione più piccolina al di là dei Rockbox che abbiamo visto in precedenza, non solo questa serie qua, quindi Bold. Tornando indietro sul canale potete vederli, e quello che esaltavo nella recensione era la qualità del suono e anche il volume a disposizione dell'utente. Prodotto nuovo comunque il Bold S, una cassa Bluetooth molto carina al tatto, chiaramente resistente all'acqua come tutta la serie dei Rockbox Bold, ed è possibile collegarne due in contemporanea per ottenere un suono stereo, feature molto interessante. 12 ore di batteria e ovviamente un'ottima riproduzione a livello audio. Per quanto riguarda Fresh Rebel, quindi possiamo dire che è tutto, e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Continuate a seguire la playlist di IFA e tutti i video da Berlino. Se avete delle domande, come sempre giù nei commenti.